alla proposta numero 95, approvazione del nuovo regolamento delle ludoteche pubbliche e private sul territorio di Roma Capitale. Prego. Su questa proposta c'è un ordine del giorno e la consigliera di regina ha chiesto di poter parlare per 30 minuti. Allora, neanche 29, 30 minuti. Prego consigliere Ciancio. Grazie presidente, consiglieri. Allora, noi ci siamo trovati in questi giorni in modo rapido a lavorare sulla proposta di un regolamento sulle ludoteche che ha necessità assolutamente di essere varato comunque. Quindi presento quest'ordine del giorno che vuole sommariamente informare, quindi sollecitare il municipio e chiedere... Consigliere Ciancio, siamo nella... L'ordine del giorno non ci siamo ancora, siamo nella discussione sulla proposta. Ah, sulla proposta, quindi non sulla... L'ordine del giorno vediamo dopo. Perfetto. Allora, devo dire, la proposta sulle ludoteche, che mi è arrivato il giorno 11, ha previsto due incontri, due commissioni in cui abbiamo ragionato dopo che la giunta si è espressa con un parere contrario, come del resto si era espressa parere contrario sul regolamento che riguardava i centri sportivi. La commissione scuola ha ritenuto per ambedue i casi di indire, e ho qui la convocazione, due commissioni in cui avrebbe discusso dei due regolamenti e di cercare di salvare il salvabile. Questo è successo per quanto riguarda il regolamento sulle palestre. Per quanto riguarda invece il regolamento sulle ludoteche, dove ritengo sia necessario formulare un regolamento, proprio per questo dopo parleremo di un ordine del giorno collegato, ci sono dei contrasti evidenti, per cui in commissione anche l'orario, visto l'orario, ci siamo dilungati sino alle ore 2:15 se non sbaglio, ci siamo ritrovati alla fine dare un giudizio sommario senza entrare forse nel merito approfondito come abbiamo fatto peraltro per l'altro regolamento, abbiamo dato un parere contrario. Vi devo dire, io sono convintissimo, come del resto dell'espressione, eravamo 5, 4 hanno votato contro, e il consigliere Tredicine giustamente ha sostenuto, eravamo 4, quindi però c'era il numero legale. Naturalmente non è che dipende dal presidente se i consiglieri non ci sono. Come era programmato, abbiamo dato parere negativo. Perché? Io devo dirvi questo, questa è una proposta che contiene sicuramente degli aspetti positivi, però nel merito, già ho detto l'altra volta e l'ho detto in commissione, abbiamo studiato quello che era successo già nella passata consigliatura, questo è un regolamento che è già passato al vaglio come proposta numero 48 del 2012. Quindi in tale occasione i municipi sono pronunciati largamente e avevano espresso un parere contrario. Io non leggo, ma qualcuno lo dirò perché è importante, l'avevo già detto in commissione, quali sono i punti fermi per cui sia la giunta sia la commissione ha ritenuto di non dare un parere positivo a questo regolamento. Uno, introduce dei criteri di ripartizione dei finanziamenti regionali. L'articolo 13 introdotto ex novo introduce una suddivisione percentuale del contributo della regione che prima non era presente nel regolamento delle ludoteche pubbliche e private ubicate sul territorio del Comune di Roma, che non esalta il valore educativo e pedagogico dei progetti ammessi al finanziamento e privilegia di fatto
le ludoteche private con il 40% delle risorse disponibili, che semplicemente ne facciano richiesta, più un altro 10% dedicato sempre alle ludoteche private per coprire le quote di iscrizione dei bambini diversamente abili o in situazione di disagio sociale, mentre il 50% residuo viene destinato alla sola acquisizione e all'allestimento delle strutture utilizzate come nuove ludoteche pubbliche. Allora, questo è uno, poi ne posso citare altri. Di ad esempio, viene sostituita la DIA con la SCIA, e poi per tutte le certificazioni di conformità degli ambienti si va nelle more di, come dire, autocertificazioni. Questi sono i due aspetti che, per quanto mi riguarda personalmente, mi hanno indotto a ragionare su questo parere negativo. Io capisco che i tempi sono stati rapidi, però nei tempi che ci hanno dato la Presidenza del Consiglio abbiamo espresso parere. Io devo ricordare una cosa molto importante: normalmente le ludoteche pubbliche sono finanziate con risorse provenienti dalla legge 285 del 97, i cui fondi saranno semplicemente diminuiti a partire dal prossimo, da adesso e dal prossimo anno. Formulare un regolamento dove non si pone l'attenzione sostanziale sulle modalità di come queste ludoteche saranno finanziate, io dico che non facciamo una cosa buona e giusta. Se volete vi leggo altre motivazioni. Sicuramente la Giunta non ha formulato, la nostra Giunta, perché conosceva i pareri precedentemente espressi in tutti i municipi. Io ne ho tirato due o tre fuori, dove addirittura consiglieri, come dire, della formazione, diciamo, dell'opposizione hanno ratificato queste note di parere contrario. Altre questioni non ne vedo, solo quella di ripartire, come buono e giusto, da una commissione che può guidare sia gli uffici sia all'amministrazione capitolina e a varare un regolamento più profondo. Poi un'altra cosa io devo dire: uno dei contrasti forti è l'articolo 15, cioè baby park e che spazi giochi non sono contemplati nel vecchio regolamento, non sono assimilabili a ludoteche, né a quelle pubbliche né a quelle private. Potrei dire altre cose, però magari io poi darò queste note in commissione a tutti i consiglieri per cercare di trovare a questo articolato una valenza più condivisa, perché si tratta di progetti educativi che comunque sia i genitori sia gli insegnanti, tutti dovranno condividere, senza pensare che una ludoteca possa essere un parcheggio per i nostri piccoli figli, utenti, bambini. Nella premessa, dimenticavo di dire, nella premessa c'è un qualcosa che il giudizio espresso in premessa al quarto capoverso in riferimento alle norme regolamentari che non avrebbero comportato un sostanziale miglioramento alla qualità del servizio offerto all'utenza, cioè si parla ad oggi, stiamo dicendo che quello che, nella premessa, che quello che si sta facendo ad oggi non va bene, che non funziona, appare infondato comunque questo concetto, perché io devo dire che malgrado tutto il disagio che ci può essere, per questa fascia un servizio si dà, non si può mortificare così, quindi mettendo in premessa un'attivazione così pesante. Quindi non c'è una motivazione alcuna per dire questo, dare questo dato, non c'è stato un monitoraggio. Cioè io posso dire non sta funzionando nulla perché c'è stata una ricerca, un monitoraggio che dice ecco, sta andando così. Questo è quanto. Grazie. Consigliere Ciancio, allora, ha chiesto di intervenire l'assessore per illustrare anche, diciamo, le motivazioni che hanno portato la Giunta a dare parere contrario. Prego, l'assessore Antonelli.
Sarò brevissimo, grazie Presidente, buon pomeriggio consiglieri. Ringrazio chiaramente l'impegno che i consiglieri nelle commissioni hanno anche questa volta profuso per fare delle osservazioni, vi chiedo anticipatamente scusa se dopo il contributo che cercherò di darvi devo andare via, ma avevo un impegno e per questo ho chiesto di intervenire subito. Volevo sinteticamente dire il perché abbiamo espresso parere contrario in giunta. Il motivo sostanziale, benché il consigliere Redicine, che ha fatto questa proposta di delibera, ha posto l'accento su un tema che potrebbe essere di interesse, quindi la rivisitazione del vecchio regolamento è un'azione che questo consiglio municipale o il consiglio capitolino potrebbero intraprendere, perché il vecchio regolamento del 2005 è il primo e unico che il comune di Roma ha licenziato a seguito della legge regionale del 2002, è positivo per molti punti, ma ha delle lacune molto migliorabili, è assolutamente perfettibile. Nonostante questo, quindi nonostante l'aspetto positivo di porre l'accento e l'attenzione su questo tema, alcune delle osservazioni che sono contenute nella proposta di delibera aprono degli spunti utili, altre sono, se non peggiorative, comunque non migliorano sostanzialmente quello che era il vecchio regolamento, quindi assunto che potrebbe essere un percorso su cui ha senso lavorare. Il vantaggio che il nuovo regolamento offrirebbe in qualche passaggio non è compensato dagli svantaggi che offre in altri passaggi, quindi fondamentalmente abbiamo ritenuto, oltretutto anche a seguito del parere negativo espresso dagli uffici, di non procedere con delle osservazioni ma di esprimere parere non favorevole. È un tema su cui spero che le commissioni e questo consiglio abbiano volontà e piacere di spendersi, benché non prioritario nelle iniziative che possano essere intraprese in questo senso, però è un tema comunque caro, perché ha a che fare con la qualità della vita dei bambini dei nostri territori, e sicuramente c'è margine affinché si intervenga per dare un contributo migliorativo a quello che ad oggi è il regolamento del 2005. E grazie per avermi concesso il tempo e lo spazio per intervenire subito, e vi chiedo nuovamente scusa se devo andare via, augurando buon lavoro al... Grazie Assessore. Allora, apriamo la discussione. La consigliera Tredicina, prego. Sì. Allora, io inizio con dire, io non faccio parte della commissione scuola, premettiamo, quindi è stato un caso che io l'ultima volta ci sono stata, giusto perché dopo che ci siamo fatti 6 ore di commissione lavori pubblici, lavori urbanistica, sono rimasta per non far chiudere la commissione, tra l'altro, perché sennò nemmeno si apriva quella commissione tua. Io dico due commissioni, perché la prima che è stata fatta non mi risulta che non è stato nemmeno letto il regolamento, primo, nessuna osservazione, e grazie ad altri consiglieri è andata in seconda convocazione, di cui la seconda convocazione la commissione è durata 20 minuti e non ha fatto nessuna osservazione lei Presidente, le sta facendo solo ora, mi ha detto solo dei contributi, che come lei non sa, perché non l'ha studiato le ludoteche e quello che concerne tutta la legge, adesso le ludoteche prendono il 100% i privati. Noi invece chiediamo il 50, il 40 e il 10 delle agevolazioni per i disagiati, per le persone disabili o che hanno problemi di handicap o problemi di disagio sociale. Quindi prima di parlare è gradito che uno si informa su quello che dice. Nella premessa, iniziamo a studiarlo uno per uno, perché io adesso ce n'ho di tutte quante da dire. Nella premessa, allora, lei dice non capisce come mai il comportamento sostanziale migliorato dalla qualità del servizio. Proprio per questo, perché se legge all'interno del regolamento che ha scritto il consigliere Tredicine, siccome lei non l'ha fatto, come nessuno della commissione, penso, proprio nessuno, perché non c'è stato nessuno in commissione, all'interno il problema dell'utenza era proprio dovuto al 100% che veniva dato al privato e non venivano spesi altri soldi ai pubblici o alle altre ludoteche. Proprio questo è il problema, perché non è migliorato il servizio. È dovuto da questa la frase. Poi c'è anche il fatto dove, sulla premessa, che poi è un'assurdità, perché la premessa non si contesta, non si è mai visto in nessuna parte che si contesta la premessa. Addirittura vogliono cambiare il nome della legge qui,
cioè hanno chiesto di modificare il nome della legge. Bellissimo questo. E questo chi è che l'ha fatto queste osservazioni? Cioè è fantastica questa cosa, quindi voi nemmeno leggete, perché questa cosa nemmeno ve ne siete accorti. Poi dite che bisogna cambiare istituti con servizi. Sapete che differenza c'è tra istituti e servizi? Perché io me lo sono andata a cercare su Wikipedia, perché dico, io penso di saperlo, però dico ignorantemente, può darsi che non lo so bene. Istituto vuol dire il complesso dove stanno i bambini, il servizio è quello che si dà, quindi non potete scrivere che appare altresì opportuno disciplinare alcuni servizi, non mi sembra giusto, e questo sta solo nella premessa. L'articolo 1, allora, qui voi dite, nelle osservazioni, voi dipartimento, voi maggioranza, come volete dire, che il materiale lo deve comprare chi vince il bando o il terzi. Invece noi chiediamo di prendere il materiale ludico arredare di proprietà comunale, perché il momento in cui sappiamo benissimo che è annuale questo bando, quindi ogni anno entra una diversa società, associazione, scusatemi, una diversa associazione o un privato. Se quel privato, metti caso che l'anno prossimo non rientra, che ci fa con quei giochi? Dove se li mette? Nel garage? Se ce l'ha. Se ce l'ha, c'hai ragione. Quindi forse è più opportuno che li prenda il comune, ed ogni anno chi entra usufruisce. Poi, veniamo all'altro punto. Articolo 4, capoverso 1, è rimasto invariato, uguale alla legge precedente, quindi non abbiamo cambiato nulla. Voi modificate nel dire, alla luce del nuovo quadro normativo così come definito dalle leggi numero 122/2010 del 27/2012 di conversione decreto legislativo 24 gennaio 2012 numero 1, non sembrerebbe, e questo è bellissimo, mi dovete spiegare che vuol dire non sembrerebbe, cioè è o non è? Potersi consentire ai fini dell'apertura di una nuova ludoteca la semplice presentazione della denuncia di inizio attività, dovendosi ritenere fermo dell'onere della richiesta di parere. In genere la progettazione delle ludoteche, asili nido, scuole dell'infanzia si configura come collegata alla realizzazione di attività di tipo intellettuale e quindi esulanti dalla semplice ricognizione dei parametri tecnici. Tutto questo pezzettino qua viene riportato nell'articolo 3 e 4 se l'avete letto, ma siccome non è stato letto, ripetiamo, non lo potete sapere. L'ultima parte, senza che mi metto a leggere tutto perché sennò vi annoio pure, è tutto riportato nell'articolo 8. Quindi i requisiti che dicevano che bisogna chiedere che è cambiata la DIA dalla SCIA, e mi sembra strano che lei è un architetto e non sa che adesso è cambiato tutto perché non si presenta più la DIA ma la SCIA, quindi è quello che noi chiediamo, non è cambiato nulla. No, ha detto la DIA, guarda ancora ci sento bene. Scusate, per favore. Ancora ce la faccio, eh. Poi, non è più DIA, è quello che dico pure io, infatti è SCIA, è quello che chiediamo, però non so se, siccome lei non ha letto il regolamento, non lo può sapere, né lei e nella commissione. Consigliere Ciancio, per cortesia. Vabbè, consigliere Ciancio, per cortesia. Scusate, per favore, consigliere Ciancio, non è possibile. Prego, consigliere C. Poi, articolo 11. L'articolo 11 sono le fasce di età. Giusto? Sì, l'articolo 11, ecco qua. Allora, prima era 1 a 6 per fascia di età 3-6. Noi chiediamo 1 a 6 per fascia di età 3-6. Voi chiedete 0-3, cosa che va contro legge, che non esiste. Perché 0-3 non si può fare, perché non è una ludoteca. La ludoteca parte dai 3 ai 16 anni. Quindi una cosa contro legge state chiedendo. 1 a 7.
quindi nemmeno sapete quello che scrivete. La scuola materna chiede 1,25 in un alunno Lega? Ma siete impazziti? Io non lo so come ragionate, ma ci riuscite a tenere 25 ragazzini dai 3 ai 6 anni fermi? E magari in mezzo ci sta pure un disabile, un autistico, un disagiato, qualsiasi altra cosa? Io non lo so, io con due bambini certe volte faccio difficoltà, immagina 25, non lo so. A meno che pensate che è una scuola, e allora è diversa la cosa. Siccome io vi voglio dire il significato di ludoteca, allora ludoteca non sostituisce le strutture educative scolastiche, sia ben chiaro. La ludoteca è un luogo di incontro dove si conoscono e si costruiscono e si inventano i giochi e i giocattoli. Non è la scuola, ok? Quindi non c'è una maestra dove li tiene a bada. Ci sono due operatori preparati professionalmente dove noi chiediamo che ce ne devono stare due almeno quando ci sono questi bimbi, come nel vecchio regolamento, proprio perché ultimamente succede spesso nelle scuole, ci sono delle violenze, che è anche brutto dirlo purtroppo, delle violenze su minori, quindi se non ci sarebbe un altro operatore magari, chissà, magari quello può aiutare e può confessare o può dire guardi lui mi dà una mano, cioè fa questo, questo e questo, o c'è appunto un bambino disabile, quindi deve dare più attenzione al bambino disabile, non può dare attenzione a tutti gli altri. Quindi io non capisco come fanno ad fare un rapporto simile, non lo so. Poi l'articolo 13, appunto, come già ho ribadito prima, del 50, 40 e 10%, vi ripeto, insomma, adesso, attualmente, fino ad oggi, viene dato il 100% al privato. Noi invece chiediamo il 50%. Fondo destinato all'acquisizione e all'allestimento di strutture realizzate con nuove ludoteche pubbliche del territorio cittadino. 40 erogate ai privati autorizzati all'esercizio dell'attività municipio iscritta all'albo comunale delle ludoteche. Tant'è vero che se il Presidente avesse letto le osservazioni, loro non dicono niente su questo, ci danno ragione, perché dicono solamente sul 10% delle famiglie disagiate, dove noi andiamo a chiedere un aiuto proprio perché non pensiamo ai quartieri Parioli, magari pure le nostre zone sono... Pensiamo a Torbella Monaca, pensiamo, ecco, Romanina, persone che non ce la fanno, che vogliono mandare, magari i bimbi devono tenerli per un po', li vogliono mandare a giocare e non ce la fanno. Noi chiediamo quel 10% proprio per aiutarli. Poi, il 14... Ah sì, la copia del provvedimento autorizzatorio del municipio. Dicono che secondo loro non è giusto. Allora, su una parte siamo d'accordo, cioè la ritengo giusto che il municipio sia partecipe in tutti i passaggi. Su quello sono d'accordo, perché è giusto che noi sappiamo tutto sulle ludoteche, sappiamo quello che succede, se sono a norma, qualsiasi cosa, noi dobbiamo saperlo tutto, tanto è vero che l'abbiamo messo pure all'interno, che ci devono essere tutte le certificazioni. Però non può, secondo me, ragionando poi, copia del provvedimento, perché il dipartimento viene in automatico dato al dipartimento, ogni municipio se no dovrebbe chiedere a ogni ludoteca il provvedimento e ogni municipio dovrebbe farle recapitare tutte quante al dipartimento. Immaginate che caos che succede, cioè tutti i municipi che devono chiedere l'autorizzazione. Quindi era solo un modo per facilitare, diciamo, la situazione. L'articolo 15, sempre perché il nostro caro Presidente della Commissione Scuola, non capisco come fa a fare il Presidente della Commissione Scuola, mi domando, spazio gioco e baby parking non è mai stato infatti regolamentato. Se lei sa bene, il baby parking, lei se si sveglia una bella mattina può andare, prende una struttura e apre il baby parking. Non servono autorizzazioni, non ci sono regole, né antincendio, né igiene, né messa a terra, niente. Lei può aprire e tranquillamente. 0-3 anni tengono, bambini di 0-3 anni, non so se si rende conto.
0-3 anni, bambini piccoli, indifesi, che nemmeno parlano e non gli possono dire mi sta facendo qualcosa, se sta incendiando la scuola o sta succede qualcos'altro, ok? Sta ammazzando. Questo succede perché se non si studiano le cose, ok? Si fanno queste figuracce, ma non solo lei, non si preoccupi, pure chi fa parte della commissione scuola, che nessuno ha partecipato, eh? L'assessore, l'assessore mi sembra che non è stato invitato nell'ultima commissione, no, l'ho presa prima, te lo può confermare anche Goia, va lì a prenderlo, prendiamo i verbali delle tue osservazioni, dove stanno? Non ce ne sta nemmeno una, ok? Quindi baby parking, qua noi richiediamo una cosa regolare, che venga messo tutto a norma, quindi chiediamo tutte le autorizzazioni, tutte le cose, e il baby parking è 0-3 anni, ok? Allora, io direi di fare un passaggio in commissione. È stato bellissimo sentire la sua premessa iniziale. Antonelli c'è. Il quale? Mi dica quale? Per cortesia, allora, consigliere Cile, lei parla a tutta l'aula, per cortesia. Parla a tutta l'aula, per favore, consigliere Ciancio. Consigliere Ciancio, per cortesia. Consigliere Ciancio, per cortesia. Allora, questo l'ha detto lei? Questo l'ha detto lui nella premessa, scusi, che era programmato il voto negativo, ma ci rendiamo conto di che cosa sta dicendo? Che era programmato, ma ne vogliamo parlare solo perché forse si chiama Tredicine, guarda un po', ma guarda un po', e io mi chiamo Tredicine, mannaggia miseria, facciamo tutte e due parte d'opposizione, mannaggia, sto Tredicine, che dobbiamo fare? Comunque, sembra proprio non di parte questa cosa, ovviamente. C'è un errore, scusate. Io spero che voi sospendiamo almeno un quarto d'ora e ne parliamo di questa cosa, o riportiamo in commissione, non so, perché questa cosa è una cosa ridicola che voi non sapete. Le osservazioni sono osservazioni banali, perché qui voi mi dovete dire dove sono le osservazioni serie, fatte seriamente. Un'osservazione seria qual è? Io non ne trovo una, so tutti i cavilli per bocciarla. Benissimo, l'avete fatto, siete contenti? Così i ragazzini sono più contenti, le tutele abbreviate si prendono tutto, benissimo, va bene così, ok? Lavoriamo meno male per i cittadini, diciamo, qua non mi sembra. Io mi sono fatta 6 ore di commissione con Poli a vedere i centri sportivi. Ma da chi era presentata? Da Celi e Baglio. Io non è perché è maggioranza, dico ah che schifo, non me ne frega niente, io mi ci metto al lavoro, non faccio come tanti commissari che vengono in commissione solo quando gli interessa l'argomento e stanno dall'inizio alla fine, e quando invece ci stanno altre commissioni firmano e se ne vanno, ok? E non vedo l'ora che passano la cosa dei 5 stelle, che ci dovete stare almeno 45 minuti, così voglio proprio vedere. Visto che io ogni volta, se mi muovo, giusto perché veramente sto male io o i miei figli, mi sposto, perché sennò sto dall'inizio alla fine. Grazie, è tutto. Grazie a lei. Allora, consigliere Matrona, la prego. Allora, presidente, io dopo aver ascoltato l'intervento del consigliere Ciancio e della consigliera Tredicine, ho seri dubbi su quello che è successo. Credo che la cosa più sensata sia quella di rifare un passo in commissione, un passo indietro, rivedere un attimo la situazione, perché effettivamente se quello che ha riportato la consigliera Tredicine è veritiero, la cosa è molto grave, significa che la commissione ha lavorato in una maniera... Ma tu sei in commissione? Non c'ero. Scusate, per cortesia, consigliere Ciancio, consigliere Ciancio, per cortesia, faccia parlare il consigliere Vallone, poi lei interviene. Consigliere Ciancio. Poi interviene. Le note. Consigliere Ciancio, per cortesia. Per favore. Consigliere Ciancio, per cortesia. Vado a abbandonare l'aula. Consigliere Madonna, vado avanti, per cortesia. Grazie. Allora, sto dicendo, qualcuno ha riso perché non ero in commissione, ma non sempre si può stare in commissione, no? Cioè, non è che sono entrato e sono uscito, ero assente.
giustificato. Pertanto, sto dicendo, sia la consigliera Terricini, che non fa parte della commissione, ma che ha studiato abbondantemente e molto bene tutta la situazione, ha riportato delle osservazioni che secondo la mia assenza, Ciancio, aveva finita. Consigliere Ciancio, per cortesia. Io divento ignorante. Allora, consigliere Ciancio, allora, per cortesia. Sto dicendo. Consigliere Ciancio, non può parlare. Deve stare zitto. Faccia parlare il consigliere Madonova. Poi interviene, che ha diritto di intervenire dopo. Io non sto dicendo di votare sì l'emendamento o non votare l'emendamento. Io sto dicendo che, visto che ci sono alcuni approfondimenti che sono stati purtroppo trascurati, forse consigliere, dai, è uno, due, tre, poi divento ignorante. Allora, voglio dire, siccome ci sono stati dei passaggi che sono stati trascurati, ma può succedere, perché sono talmente lungo, può succedere che uno ha interpretato un regolamento del 2013 pensando che ce ne fosse uno del 2014, ma il regolamento credo che sia solo quello del 2013, credo che sia l'ultimo, e in quell'ultimo regolamento sono state riportate, consigliere Ciancio, sto dicendo, può darsi che ci sono state purtroppo delle osservazioni, non è stato valutato abbondantemente quello che è riportato in quel regolamento che lei dice, consigliere Ciancio, giustamente, che non è quello il regolamento, che non sono quelle, ma il regolamento è quello del 2013, dove la consigliera Tredicini ha riportato tutto quello che ha contestato, è riportato in quel regolamento, è riportato all'interno di quel regolamento, che è l'ultimo regolamento. Pertanto c'è qualcosa che è andato storto. Se la Giunta pure ha espresso il suo parere, l'ha fatto perché evidentemente è stata consigliata male. Può succedere. Delle volte, purtroppo, io lo dico sempre, quando qualcuno sbaglia, deve fare un passo indietro, un passo di umiltà, perché poi l'umiltà sta diventando in quest'Aula oggi un'umiliazione, consigliere Ciancio. Sì, perché quello che ha detto la consigliera Tredicini... Sì, però non deve essere un emendamento per favore, soltanto perché giustamente, come ha detto la consigliera Tredicini, è soltanto perché è una proposta Tredicini, e allora siccome è proposta Tredicini va bocciata a prescindere, no, con tutti i suoi contenuti, perché questo è l'errore che è stato fatto, è stato visto il nome della presentazione ma non il contenuto, è lì che è stato fatto l'errore di forma, perché anche se il consigliere Tredicini l'ha ben visto dalla maggioranza, però purtroppo ha riportato le osservazioni che sono ben precise e profonde e forse veritiere, che voi nella commissione scuola, dove io ero assente e giustificato, non avete valutato, punto e basta. Quindi sarebbe il caso, secondo il mio parere, rifare un passo indietro un attimo, riportarla in commissione, ridiscuterla e vedere, e non si fa più lunedì, se vuole far consenso, se rinviamo a lunedì, il porta 28 giorni, questo dobbiamo esprimersi oggi, grazie. Ma scade martedì, presidente, quando scade? Il primo che domani ci abbiamo, allora, scade il primo o al 2? Dobbiamo esprimerci oggi, grazie. E allora sospendete il consiglio e esprimetevi prima di fare una stupidaggine, perché da come si è messa sta diventando una stupidaggine. Allora, c'è il consigliere Poli. Grazie presidente. Sono componente della commissione scuola e debbo dire che mi dispiace che la consigliera Tredicini non sia stata presente ad una delle riunioni nella quale gli uffici municipali ci hanno, vuol dire, confermato di lavorare sul tema da molto tempo e di aver pronto un testo di elaborato che in parte raccoglie anche quelle sollecitazioni che pervengono dalla proposta dell'iniziativa consiliare. Se la collega ricorderà, nell'ultima riunione insieme al Presidente del Consiglio, proprio per non sottovalutare il lavoro che è stato fatto da uno dei consiglieri, immedesimandomi insomma nel ruolo, se un consigliere fa un lavoro importante, presenta una proposta di deliberazione,
quantomeno gli deve essere spiegato perché si esprime un parere contrario, proprio per il rispetto del lavoro che viene fatto poi giorno per giorno. Devo dare atto che il Presidente della Commissione Scuola ha comunque poi predisposto l'ordine del giorno, comprendo che non è esaustivo. Per ciò che riguarda la mia persona sono stato insomma, indotto a questo, al voto dell'orientamento che abbiamo dato poi in commissione, soprattutto per l'elevazione critica che c'è stata all'ufficio municipale, non tanto da quella che è stata formulata accompagnata al testo della delibera. Speriamo che quel testo poi ci consenta, e questo io voglio dire, immagino che ci sia disponibilità di tutti, di poter poi rielaborare il testo che ci perverrà dall'amministrazione centrale, che ovviamente recherà un'altra paternità, immagino. Comunque gli uffici hanno detto che alcune... Sì, vabbè. Lo spero tanto, quindi voglio dire, almeno te ce l'avamo da torno. Quindi voglio dire, massimo rispetto e massima attenzione per il lavoro che ha fatto il consigliere di Vicina in assemblea capitolina, quindi lo verificheremo se tutti quegli spunti che lei consigliere ha richiamato adesso e che sono meritevoli di attenzione, lo riconosco, quindi da questo punto di vista saranno recepiti. Gli uffici ci hanno detto di sì, ci riserviamo poi di vedere il testo insieme ai colleghi. Do atto però al Presidente Ciancio di aver poi predisposto l'ordine del giorno che chiarisce che insomma la posizione nostra non è pretestuosa, ma è perché c'è il parere negativo, quindi voglio dire, almeno per quanto riguarda chi vi parla. Comunque, grazie. Consigliere Lenci, prego. Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Ma io francamente mi dispiace perché in una commissione non sono stata presente, nell'altra in effetti è stato fatto un lavoro relativo, diciamo, anche perché proprio si vociferava già che c'era un regolamento che si stava preparando e quindi è nata questa problematica, diciamo. Il problema è che ci sono, e forse per mia colpa vengo a conoscenza oggi, che ci sono delle cose che in effetti potevano essere anche interessanti, insomma, da discutere nella commissione, per arrivare poi magari a una scelta, per carità, anche a livello politico. Questo, logicamente, siamo qui per politica, non è che siamo qui per fare altro, quindi è normale che ognuno di noi porti avanti un discorso di politica. Però era interessante magari approfondire un po' di più l'argomento e trovare, magari di vedere, di modificarlo, di cambiarlo. L'abbiamo fatto tante volte, insomma, non è che abbiamo anche votato cose quando non c'era un parere favorevole, insomma, se riteniamo che ci siano degli atti che possono essere condivisibili, che vadano a favore, perché qui si parla sempre di bambini, abbiamo delle difficoltà nei nostri territori per quanto riguarda le ludoteche, addirittura alcune sono state chiuse ultimamente perché non avevano requisiti corretti. Quindi come amministrazione, anche se alcune volte le proposte vengono fatte da altre parti politiche, possono essere messe, magari possono essere cambiate, possiamo metterci la nostra ideologia politica, possiamo metterci tutto quello che vogliamo, però ne facciamo un lavoro corretto, un lavoro che riteniamo importante per il nostro territorio. Io francamente adesso mi trovo un po' in difficoltà, in quanto nella commissione mi sembra che votai parere negativo, ma perché non avevo minimamente capito di cosa si stava parlando e quindi non ho voluto prendere nessun tipo di responsabilità. Non volevo dire no, non ne so niente, non riesco a capire neanche di cosa stiamo parlando. Oggi francamente ho un po' di perplessità, ma non tanto per quanto riguarda l'atto in sé, ma per quanto e per come alcune volte portiamo avanti dei discorsi. Grazie. Consigliere Cofano, ultimo intervento. Devo chiarimento a Sant'Oia. Grazie Presidente, no, intervengo brevemente a beneficio, insomma, della discussione, perché in alcuni interventi più che altro il mio ruota intorno a una volontà di dissentire rispetto a alcuni ragionamenti secondo i quali c'è stata comunque una volontà a priori di boicottare o di votare contro il regolamento.
premesso che io non faccio parte della commissione scuola, ho sostituito il mio collega la scorsa settimana, e la scorsa settimana vi era già la possibilità di esprimersi. Questo non è stato fatto, non è stato fatto perché la consigliera Lanotte, la cito soltanto per, insomma, per testimonianza dei fatti, aveva richiesto un passaggio ulteriore per approfondire il regolamento. Questo passaggio, di concerto col presidente della commissione, ma soprattutto con i commissari tutti, è stato accordato, per cui ci sarebbe stata la possibilità di votare direttamente in quella seduta. Non è stato fatto, si è reputato legittimo questo ulteriore passaggio, e lo dico proprio perché se c'è una volontà a priori di bocciarlo si poteva tranquillamente fare. Ulteriormente c'è stato l'intervento chiarificatore dal mio punto di vista della dottoressa Gianni, che ha espresso il suo parere negativo in merito al regolamento, in quanto è stato reputato da parte dell'UOSEX e degli uffici un regolamento che ha ancora delle lacune notevoli, per cui rispetto al precedente ad unico regolamento che c'è ad oggi è opportuno che si faccia un passaggio, che venga approvato un regolamento efficace a 360 gradi. E concludo dicendo appunto che, insomma, sinceramente non sono d'accordo, e penso che sia poco del rispettoso di tutta l'Aula che ci sia un'insinuazione per la quale si blocchi a priori determinati atti. Tra l'altro quest'Aula ha testimoniato anche in più passaggi che questa cosa non è, perlomeno per ciò che concerne il mio gruppo, non è assolutamente un dato di fatto. E per questo, insomma, il mio intervento era a beneficio della discussione. Grazie. Consigliere Coia. Sì, diciamo, libero da partitismi, ho cercato di analizzare, purtroppo non ero presente nelle commissioni, anche perché devo dire che, non so, per forza di cose o per motivi di forza maggiore sono state convocate in via straordinaria, in orari, diciamo, non standard. Però, diciamo, ho cercato di rileggere con chiave positiva il regolamento, e come ha detto l'assessore, come hanno detto altri, ci sono luci ed ombre dentro. Allora, secondo me ci sono alcune cose che vanno chiarite, due sopra tutte. Si è parlato di ridistribuire i fondi regionali in 50, 40 e 10%, ma c'è un punto oscuro, che questo 50%, non so chi l'ha letto, è destinato all'apertura di nuove strutture, e questa è una cosa fondamentale, insomma, perché prima bisognerebbe decidere di quante nuove strutture ha bisogno il territorio, insomma. Quindi secondo me questo fatto è fortemente migliorabile, insomma. E l'altro secondo punto, a mio avviso oscuro, forse è sfuggito a me, è come vengano disciplinati e finanziati baby parking e spazio giochi, perché mentre si richiamano degli articoli della parte spazio giochi e baby parking, articoli precedenti, non vedo disciplinato il finanziamento dei baby parking e spazi giochi. Quindi o sono pari alle ludoteche, finanziati come le ludoteche, oppure non lo sono e c'è una lacuna e manca nel regolamento. Quindi secondo me questi due punti vanno approfonditi. Consigliere Ciancio, a chiusura della discussione. Grazie per consiglieri, giusto per essere chiaro, voi mi conoscete, io non sono il tipo che faccio sconti a nessuno, anche di fronte a un parere negativo della giunta mi sono pronunciato e sono stato coerente con i pensieri sempre, a prescindere dal nome di chi indossa una casacca o un provvedimento. Nella commissione di lunedì, alla consigliera Lanotte, che mi ha chiesto tutti gli atti in mio possesso, come sempre, glielo ho dato. Io ho stampato il vecchio regolamento, il nuovo, non ho mostrato le vecchie delibere, i vecchi pareri contrari di tutti i municipi, dove espongono le varie problematiche. Ne ho lette alcune, ma questa io glielo do a lei e ne lavoreremo insieme
per stipulare un regolamento valido con le finalità dell'ordine del giorno che abbiamo deciso già dall'altro giorno di scrivere. Quando dissi programmato è perché quel giorno c'era lei, c'era il consigliere Poli. Abbiamo detto di un ordine del giorno da fare. Abbiamo detto perché, quindi programmato non intendevo, no, mi faccia parlare adesso. Adesso mi faccio consigliere Tredicino, è la stessa cosa che per mi favore. Scuso per prima se mi sono sovrapposto, ma mi conoscete, per cui chiedo veramente formalmente scusa se ho alzato i toni. Io ripeto, non faccio sconti a chi ha dato parere contrario, e vi dico poi un'altra cosa molto semplice. Io mi aspettavo che la consigliera Lanotto, chi per lei, arrivasse con gli emendamenti pronti. Io ho la minoranza in commissione, l'unica commissione che perde e non approva nulla è la mia commissione, quindi con i numeri anche oggi lei può presentare degli emendamenti al regolamento, se migliorativi, se lo ritiene. Ma naturalmente io pensavo, ma è pazzino, ma no. Non le posso permettere, per favore, consigliere Tredicina, per cortesia, consigliere Tredicina, per cortesia, mi faccia finire, scusate, mi faccia finire, stavo dicendo, io mi auguravo che nella commissione qualcuno potesse portare anche dei contributi. Io ho visto che non c'era nessuno. Questo, quindi non mi dica che potevo io mettermi a elaborare osservazioni io. Come ha fatto Moni? Beh, un duetto, scusate, non è possibile. Cioè, faccio il suo intervento e io dico questo. Ma aspettavo che nella commissione ci fosse stata la presenza. Poi ripeto, io non ho la maggioranza in commissione. Ci sono i consiglieri, siamo 13. No. Se, quando noi approviamo, se c'era, volevate votare. Adesso per favore, non mi fate chiudere, per consigliere Sancio, faccia il suo intervento e parli a tutta l'aula. Grazie. Quindi ripeto, nella commissione sicuramente si poteva fare di più, però voglio dire, questi sono stati i punti critici e questi sono stati valutati in relazione alla presentazione che si è fatta. Cioè, non possiamo pensare di invertire i numeri. Questo è stato. Io ritengo che se noi riusciamo a lavorare bene su un regolamento condiviso si possa fare, ma che pretestualmente il Presidente della Commissione non abbia voluto portare gli atti, io ho portato tutto, le ho consegnate a tutti i consiglieri, il regolamento c'era, liberamente si sono espressi i presenti. Chi non ha partecipato alla Commissione, mi sembra veramente assurdo che si possa fare un ritorno indietro rispetto al percorso che abbia fatto. Fine. Grazie, consigliere Ciancio. Chi ha orecchio da intendere intende che voglio dire alla commissione che sono minoranza. Allora, ordine del giorno. Consigliere Ciancio, chi è il primo firmatario? Consigliere Ridrotti, per favore, prima firmataria. Presenti l'ordine del giorno. Sì, in realtà, tanto grazie Presidente, colleghi consiglieri, era l'ordine del giorno ovviamente è collegato alla proposta, perché seppure in tutte le sue complicate sfaccettature su come si è gestita, su le critiche mosse e ascoltate fino adesso, nonostante anche il parere contrario che è stato espresso sia dal Dipartimento sia dagli uffici municipali, insomma, viste tutte queste criticità, la richiesta è quella che in Assemblea Capitolina pervenga, diciamo, ad un nuovo e più completo regolamento, anche recependo le osservazioni e contenuti condivisi dalla proposta già avanzata. Quindi si vada dentro una discussione ovviamente più profonda, dove ci siano le condizioni magari non strette dentro alcuni tempi previste. Mi pare che la disponibilità da parte del consigliere e del presidente della commissione è già stata espressa, quindi diciamo è una mano che, diciamo, portiamo avanti e vediamo come va.
Grazie. C'è, consigliere Ricciotta, allora, dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Passiamo. Prego. Dichiarazione di voto. Forza Italia. Grazie, ho anticipato pure Forza Italia, ha detto, no, dico pure Forza Italia, ma pure anticipato, già mi dice tutto. Non ho capito. No. Vabbè, niente, non ci preoccupi. Siamo tutti stanchi, sì, ok. L'età è l'ora tardi, prego. Allora, io volevo dire una cosa, io non pretendo che sia, che passi questa cosa, sia ben chiaro, non perché l'ha fatta mio fratello o perché è Giordano Tredicine, perché poteva essere una qualsiasi altra persona. Io contesto il metodo di lavoro e contesto come si sono comportati, diciamo. Signora Tredicine, siamo in dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Ma sull'ordine del giorno? Non dice questo ordine del giorno. Sì. Faccia la dichiarazione sull'ordine del giorno. La documentazione è arrivata tramite la sua segreteria a tutti e poi il resto, chiunque poteva cercare tutto su internet come ho fatto io, quindi non è che se lei ci forniva la documentazione non trovavamo nulla. La dichiarazione di voto nostra ovviamente penso che l'ha capita, favorevole. Allora, altre dichiarazioni di voto? Scusami, l'ordine del giorno sfavorevole, scusami. Ordine del giorno sfavorevole. Allora, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione sull'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Giuliano. Chi si astiene? Lencio. A favore, tre contrari e una astenuta, quindi l'ordine del giorno è approvato. Adesso passiamo alla dichiarazione di voto sulla proposta di parere. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Lanotte, prego. Allora, visto che sono stata chiamata, la faccio solo in dichiarazione di voto, che sono favorevole a questo regolamento. E, io vi ringrazio che sono stata trattata come la persona che ha chiesto i documenti, no? Perché la consigliera Notte ha detto di non esprimere parere perché non aveva i documenti. La verità, ho chiesto i documenti, ma non è che li abbiamo lavorati. Okay, ho preso i documenti, mi sono state fatte le fotocopie, ringrazio il presidente tranquillamente. Io sabato e domenica, nonostante la febbre, le ho letti e me li sono lavorati. Non dovevo portare nessun emendamento perché mi stavano bene, quindi non avevo nessun obbligo di portare emendamenti, però questo è un lavoro che abbiamo fatto noi privatamente, ho fatto io privatamente, ognuno se l'è fatto privatamente, non l'abbiamo fatto in commissione, quindi non diciamo stupidaggini, punto. E certo. E non ho capito la dichiarazione di voto. Favorevole. L'avevo detto all'inizio. Favorevole. Sfavorevole. Non ho capito. Allora, siamo contrario. Allora, altre dichiarazioni di voto, ripeto, stiamo parlando parere favorevole o parere contrario, no? Consigliere Landaga per la lista civica marina. Grazie Presidente. Io insomma sono già state dette un po' di cose che volevo dire, per cui a nostro avviso pesano molto il giudizio del Dipartimento e ancor di più il giudizio dell'Ufficio Municipale, insomma, che considerando quanto gli uffici tendono ad essere diplomatici in commissione, insomma, è stato abbastanza pesantino il giudizio di chi ha partecipato da parte dell'Ufficio Wosex, per cui sappiamo che gli uffici stanno lavorando ad una nuova idea, abbiamo intenzione di poter partecipare ai lavori per questo nuovo regolamento, di lavorarci tutti insieme, insomma non abbiamo bisogno nessuno di rivendicare a qualche parte politica alcune cose che possano essere utili a tutti. Insomma, io prima ho citato un partito dell'opposizione su una questione che credevo utile, che abbiamo votato in passato, però insomma credo sia anche ingiusto giudicare alcuni lavori di commissione dalla presenza che sappiamo può essere anche, se io oggi devo giudicare l'interesse di Forza Italia su questa risoluzione,
in questo momento sono assenti 2 su 3, non lo farò perché possono esserci motivi personali, motivi di orario, difficoltà, quindi non lo farò. Sarebbe rispettoso che anche dall'altra parte non si facesse la stessa cosa, insomma, con le altre forze politiche. Ripeto, per noi hanno pesato il giudizio del Dipartimento e il giudizio dell'Ufficio Municipale dell'UOSEX sul regolamento che, a giudizio degli uffici, sembra un po' troppo sintetico e in qualche modo superficiale sulle questioni più importanti riguardo le ludoteche. Ci sono alcune questioni problematiche come quella che ha fatto emergere il consigliere Coglia poco fa, quindi insomma, credo che ci siano tutti gli elementi per essere più che come dire, dubbiosi su questo regolamento. Purtroppo, essendo una proposta che ci arrivava dal comune, c'era un limite, una scadenza temporale e quindi dovevamo per forza fare in quel modo, ma insomma credo che anche l'idea di rimandare il giudizio in commissione sia stato segno che non c'era già un'idea preconcetta e prefatta di bocciare tu cur la delibera per chissà quale motivo. Quindi noi voteremo favorevolmente alla nostra delibera, dando parere contrario a questa proposta di regolamento e manifestando fin d'ora la volontà di lavorare tutti insieme per bene, con tutti i tempi che saranno necessari, ad un nuovo regolamento delle ludoteche per Roma. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al parere contrario alla proposta? Allora, chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti, Coglia e Lenci. 10, 3 contrari e 2 astenuti. 10 voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti, quindi l'atto è approvato. Al sesto punto, risoluzione riguardante l'accorpamento dei distretti sanitari locali. Prego il Presidente della Commissione di illustrare l'atto. Presento io. Non so. Sì, grazie Presidente. A parte il problema, no? A parte la stanchezza, no? Sì. Sì, abbastanza, grazie. La ringrazio, visto che parliamo di sanità. Prego, consigliere Vitrovo. No, intanto. Diciamo, mi rendo conto che dopo 4 ore di consiglio diciamo, il tema meriterebbe forse un'attenzione anche un po' più viva, però insomma, cerco di essere breve e di andare alla questione. La commissione, anche seguendo diciamo, un indirizzo con la giunta, ha ritenuto opportuno presentare questa risoluzione. Si evince già dal suo oggetto criticità riguardanti l'accorpamento dei distretti sanitari a seguito di un atto di indirizzo ovviamente emesso dal commissario per la Regione Lazio, quindi che si occupa commissario ad acta per la sanità, che ovviamente va a interessare il nostro territorio in modo particolare, per quanto il decreto nelle sue linee prevede il fatto che vista l'accorpamento dei municipi e quindi visto la modifica degli ambiti territoriali, che per questa ragione debbano essere adeguati anche i diversi distretti, in particolare quelli che riguardano la RMA, la RMB, la RMC, la RME. Il nostro municipio, come sapete, nasce dall'accorpamento dell'ex nono e dell'ex decimo, quindi sono due, diciamo, al momento le ASL che insistono su questo territorio, sono due i distretti che insistono su questo territorio. A seguito di questa opportuna, necessaria modifica, si va quindi anche ad assorbire in un unico distretto, almeno questo potrebbe essere il rischio, cosa che noi vorremmo scongiurare anche dal dispositivo finale di questo atto, per venire ad un unico distretto
con le criticità che abbiamo visto. Le abbiamo viste durante un'assemblea pubblica, le abbiamo viste in commissione grazie al lavoro che ci è stato fornito dai due direttori di distretto, lo abbiamo visto anche da alcuni direttori sanitari come il dottor Paravani, che lavora da tanto tempo qui da noi. Abbiamo cercato di analizzare la qualità dei servizi che è presente su questo territorio in tutti i suoi aspetti, nonostante le criticità, in particolare se penso all'ex nono dopo la chiusura del presidio di Via Acqua Donzella. In realtà sì, sono stati dislocati nelle diverse sedi i servizi, questo per evitare che ci fosse un impatto troppo forte sulla cittadinanza, ma contestualmente non si è mai arrivata ad una soluzione definitiva. Da qui nasce anche la necessità di aprire un po' gli occhi e di cercare di capire che cosa possa accadere sul nostro territorio. Ora, questa cosa poteva, almeno al mio primo aspetto, è stato quello come di notare come se fosse qualcosa di distante da noi. Invece, proprio per la natura del distretto e per come questo viene interpretato e per le azioni che deve svolgere, è qualcosa di molto più vicino a noi. Cioè sono esattamente i servizi che vengono erogati a favore dei cittadini quotidianamente. Quindi il pensiero che questa cosa, questa trasformazione, questo accorpamento che sta già, e noi lo sappiamo perché lo stiamo vivendo dal punto di vista dell'amministrazione di due enti che si stanno messi insieme, abbiamo già visto quali sono le difficoltà, il pensiero che queste criticità possano andare a ricadere sulla salute e sulla qualità dei servizi che eroghiamo ai cittadini del nostro municipio ci terrorizza. Abbiamo colto l'occasione per approfondire la questione anche rispetto alla Casa della Salute. La Casa della Salute è qualcosa ancora da definire, abbiamo anche mostrato noi le nostre difficoltà e la necessità di andare più in fondo per capire cosa metterci dentro quelle case della salute. Noto che anche per l'ex nono municipio è molto interessante l'argomento. Pertanto, proprio perché il municipio è unico invece, e perché noi pensiamo che tutto il municipio, no, a differenza di chi poi, in realtà abbiamo deciso di chiedere qualcosa di necessario, perché a fronte di una popolazione così numerosa non potevamo cedere al fatto che un distretto possa essere sufficiente ad erogare tutti quei servizi, e quindi la nostra richiesta è stata quella di mantenere i due distretti sul nostro municipio, proprio in funzione dell'alto numero di tasso di popolazione che esso accoglie, di potenziare e di prevedere l'apertura delle due case della salute. Sappiamo che c'è un interesse, l'abbiamo anche sentito in quest'aula, della RMC rispetto all'Arco di Travertino. Ricordiamo che c'era già una struttura pronta, che era quella di Via Antistio, qui sul nostro territorio. Sarebbe opportuno prendere in considerazione i due aspetti, cioè i due punti, anche perché logisticamente avrebbero delle caratteristiche importanti, la vicinanza dai mezzi di trasporto, e soprattutto sono delle strutture che almeno da una parte, dall'altra sono perlomeno in una fase di interessamento da parte dell'azienda sanitaria, quindi si possa prevedere, anche facendo atto tra l'altro a un seguito a un atto della precedente amministrazione dell'ex nono municipio, che lì si possa avere una casa della salute che possa andare anche a sostituire il presidio di Via Acqua Donzella, che non è mai stato coperto. L'altra criticità fu riscontrata e poi parzialmente raddrizzata in corso d'opera, la scomparsa del quarto distretto. Dico la scomparsa perché nell'atto praticamente non, sia nell'atto aziendale della ASL RMB sia nell'atto aziendale della ASL RMC, il nostro territorio, che lo ricordo ma ormai non serve più neanche ricordare, quello che va però da accoglie Statuario, Quarto Miglio, Don Bosco, fino ad arrivare ad Arco di Travertino, Porta Furba, Umidio Colore, tutta quella parte consolidata del nostro territorio, quella parte importante, servita da tantissimo tempo, devo dire, in modo anche con dei risultati che abbiamo apprezzato anche all'interno della Commissione, a un certo punto scompare. E la preoccupazione è stata nostra, ma è ovviamente interna a quegli operatori della ASL RMB che in un certo momento si trovano completamente spaesati rispetto a
due cose: dove andremo a finire e soprattutto dove andranno a finire i servizi che eroghiamo da tantissimo tempo. Parliamo di SERP, parliamo di consultori, parliamo di tutti quei servizi per la salute pubblica che tanto ci lamentiamo che non sono efficaci ed efficienti e che qui, mi dispiace, siamo in pochi oggi a difendere, però insomma, cioè, faremo il nostro meglio. Quindi la necessità di esplicitare anche nella fase di decisione la posizione che deve assumere il quarto distretto, e quindi è per questo che noi chiediamo che ci siano e che si mantengano i due distretti del municipio. L'ultima cosa che chiediamo sempre in ogni nostra, diciamo, atto è quella che il municipio venga coinvolto, non solo nelle conferenze sanitarie, dove sì, è vero, è un momento di confronto dove possiamo fare un punto con le aziende sanitarie locali, però è necessario che nei momenti di trasformazione dei servizi che insistono su questo territorio, allora ci sia anche un adeguato confronto dal punto di vista politico, perché poi quelle criticità, se non vengono da noi, non viene da nessun altro. Pertanto quello che ci auguriamo è che questo confronto ci sia e che la Regione ci dia anche un riscontro positivo, un po' meglio di come, insomma, ci ha dato meno, ci dà più certezze rispetto all'ultima volta che l'abbiamo ascoltato anche nel nostro municipio. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Caccamo, prego. Io volevo dire che faccio parte della Commissione Politiche Sociali ed è stato fatto un grande lavoro per predisporre questa risoluzione, un lavoro per il quale siamo stati assistiti, abbiamo avuto la consulenza dell'assessore, degli uffici, dei dirigenti delle due ASL, RMB e RMC, dei responsabili dei distretti. E io sono molto favorevole a questa risoluzione perché il timore che ho è che in questi accorpamenti previsti poi alla fine risultino perdenti e ci vadano di mezzo i servizi che devono essere erogati ai cittadini. Abbiamo visto già che negli accorpamenti fatti per i municipi, accorpamenti fatti senza criterio logico, purtroppo ci sono state enormi difficoltà proprio per l'erogazione dei servizi. E quindi il mio timore è quello che in questi accorpamenti delle due ASL dei distretti ci sia questo rischio. Perciò noi con questa risoluzione chiediamo fortemente che permangano i due distretti che riguardano questi due territori che sono stati accorpati, che il municipio venga coinvolto nella discussione e nella presa di decisioni che verranno fatte. E altra cosa molto importante è che finalmente vengono aperte queste due case della salute che assolutamente sono necessarie in questi grandi territori dove gli abitanti sono numerosi e i problemi certamente non mancano. Grazie. Grazie consigliere Caccamo. Altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Ci accingiamo a votare un atto di una certa importanza, dopo il lodevole lavoro svolto in Commissione Politiche Sociali, va tenuto conto che il tema dei distretti sanitari è un tema piuttosto importante. Sarebbe una gravissima mancanza se oggi quest'Aula non riuscisse a votarlo. Fa specie che magari non venga percepita da tutti l'importanza del tema a fronte dell'accorpamento dei distretti sanitari e a fronte dell'accorpamento dei municipi, su cui è caduta evidentemente la mannaia dei tagli anche per ciò che concerne l'assetto delle aziende sanitarie locali. È chiaro che noi, con il lavoro svolto in commissione e con questo atto, cerchiamo di tenere il punto su quelle che sono le esigenze territoriali rispetto all'utenza, ossia è obbligatorio e doveroso cercare di fare una battaglia concreta affinché vengano mantenuti i due distretti,
per il settimo municipio di Roma, che ripetiamo ormai fino alla nausea, ma non ce lo dobbiamo mai dimenticare, è la nona città d'Italia, oltretutto. L'ulteriore passaggio fondamentale dell'apertura delle due case della salute, più precisamente nei locali di via Antistio, e l'altra nell'area destinata al parcheggio di Arco di Travertino. Il lavoro che abbiamo svolto e che ha seguito molte sedute della commissione, anche con l'audizione di profili dell'azienda sanitaria locale, ruota intorno all'obiettivo, che è quello che non venga danneggiata l'utenza. Non deve essere quello il prezzo da pagare di questo accorpamento, di cui assolutamente non abbiamo mai capito l'originalità, per cui l'obiettivo dell'atto è esattamente quello, insomma. Ripeto, sarebbe piuttosto grave se oggi l'Aula non riuscisse ad esprimersi, e oltretutto penso anche che questo punto all'ordine del giorno sarebbe stato opportuno forse metterlo all'inizio, questa insomma è una critica che faccio a tutti noi, non esclusivamente alla presidenza dell'Aula. E detto ciò, già faccio la dichiarazione di voto per il gruppo SEL, voteremo a favore, grazie. Grazie consigliere Cofano, ma c'è un regolamento che disciplina l'inserimento dei punti nell'ordine del giorno, non è che viene fatto così. Allora, ci sono altri interventi? Non ci sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Raddaga, prego. Grazie Presidente. La nostra dichiarazione di voto è ovviamente favorevole all'atto, perché come ha espresso bene la Presidente della Commissione presentando l'atto, insomma, siamo tutti quanti, permettetemi di dire, chi più chi meno, e non posso non fare una battuta ai banchi dell'opposizione in questo momento, insomma, non voglio essere sgradevole, però visto che si è parlato lungamente di presenza e di partecipazione ai lavori oggi in Commissione, in Consiglio, lo dico come capogruppo della lista civica Marino, e con orgoglio posso dire che insomma la nostra partecipazione è sempre molto attiva e molto presente nelle commissioni e nei consigli, e ancora adesso dopo 4 ore di consiglio, 2 su 2 siamo ancora qui in consiglio a discutere e a lavorare e a dare il nostro lavoro, il voto e il nostro apporto. Siamo preoccupati per l'accorpamento e per le criticità che ne possono venire, soprattutto per l'erogazione dei servizi. Se devo fare l'equazione partecipazione, presenza, voto uguale interesse, devo dire che purtroppo l'opposizione di questo municipio mi sembra poco preoccupata e partecipe di questo problema. Mi dispiace, ma non posso fare a meno di rilevare questa cosa oggi, perché è vero che il consiglio è molto lungo, ma insomma vedere così poche persone sedute ancora nell'aula un po' dispiace su un argomento del genere. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coia, 5 Stelle, prego. Sì, noi siamo molto interessati in questa risoluzione e l'abbiamo appoggiata alla mia consigliera Monica Lozzi, che oggi è malata e non è potuta venire personalmente a presentarla, e siamo completamente favorevoli e preoccupati come gli altri consiglieri del fatto che una realtà così vasta possa essere ridimensionata, e quando si parla di accorpamenti si parla di riduzioni di finanziamenti, di riduzione di servizi, e questa cosa non può toccare il nostro territorio. Questa cosa dobbiamo fortemente esprimere il nostro dissenso a Zingaretti affinché mantenga i 2 distretti per il nostro municipio. Consigliera Tredicina. Allora, ovviamente noi siamo favorevoli a questa risoluzione, e pure perché ne abbiamo lavorato molto in commissione e siamo stati presenti sempre con tanto di votazione. E se oggi ringrazio mia madre, perché sono qua, perché i miei figli li sta tenendo lei, perché se no nemmeno io potrei essere ancora qua, visto che ho una famiglia e sono le 7 di sera. E no, tu ancora figli non ce n'hai, quindi forse ancora non le capisci tante cose, perché uno scappa, fa forse anche quello.
Quindi siccome siamo sempre a puntualizzare ogni minima cosa, non mi sembra che l'opposizione abbia meno a cuore questa situazione, sicuramente. Grazie. Consigliere Lenci. Grazie Presidente. Ma io vorrei andare oltre a questo modo di fare, perché francamente quando una persona manca evidentemente ci avrà qualche problema, non credo che ci sia mai o sempre una discussione o c'è sempre... Ha finito consigliere Landaga? Grazie. Allora io sto dicendo solamente questo, che se ci sono dei problemi da risolvere, ognuno cerca di apportare il proprio contributo quando può, ci sono anche dei momenti che uno non può. E quindi non è giusto additare le persone. Io per esempio in questo consiglio, tante volte ne abbiamo parlato anche nella commissione delle lette, spesso sono costretta a fare una politica al 50% perché all'una e mezza mi esce mio figlio da scuola e non c'ho nessuno che me lo prende. Io non me la posso prendere con nessuno. Certo, se qualcuno viene a dire la Lenci se ne frega, no, mi arrabbio, perché dico magari ci dovrebbero essere le vere pari opportunità, dove anche una donna con figli non debba sempre scegliere se andare a fare politica e quindi fare il suo lavoro, oppure dover rinunciare perché c'è il figlio male, perché il marito non può rinunciare e quindi stare a casa, perché non siamo neanche aiutati da questo. Quindi giudicare queste cose, la presenza, dall'interesse, secondo me è sbagliato. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Io non faccio parte della commissione sociale, un po' mi dispiace perché ci sono dei temi tanto molto interessanti e so che lavora benissimo. Il problema è che quando sento parlare di accorpamento mi viene la pelle d'oca, perché l'accorpamento significa tagliare servizi, non significa tagliare le spese. In tutti i casi, ogni volta che viene effettuato, i tagli vanno dove proprio non dovrebbero andare, perché vorrei ricordare che il pagamento della tassa equivale a un ricevere servizi. Qui ce lo siamo dimenticati tutti, continuiamo a pagare, quindi i cittadini continuano a fare sacrifici, poi sono i primi che devono tirare la cinghia. Poi però i servizi, dove si va quando c'è un accorpamento? Come si fa? Ah, facciamo un accorpamento, così tagliamo tutto. Che tagliamo? Tagliamo i servizi. Perché anche la famosa provincia, no, che doveva essere tagliata, chiudiamo province, ci sono ancora uffici che lavorano, gente ancora che paghiamo e cose del genere. Allora, queste cose purtroppo non vanno bene. Dichiarazione di voto. Scusi, grazie. Voto favorevolissimo. E anzi, speriamo grazie. Che facciano tre case della salute. Dichiarazione di voto. Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente. No, io nel dare diciamo il parere su questo argomento lo faccio con una battuta, perché al di là dell'aspetto tecnico che comunque è stato ben espresso, sono contento che ci sia tornato il sereno del tandem assessore commissione. E quindi io sono contento di questo, perché si è lavorato, capito? Anche perché la collega, se no mi c'hai calite il zucchero e io la capisco. Questa vicino a Ciancio. Vicino a Ciancio non è facile, gli succhia tutto. Però questo, no, questo tandem ritrovato, questa tranquillità ritrovata politica, parlo sempre politica perché per l'amor di Dio, a dirlo personale, siamo tutti tranquilli. Va premiata. Quindi lei vota favorevole, grazie consigliere Giuliano. Ma me lo faccia dire, Presidente, me lo faccia dire. Va premiata perché non so quanto dura, ma sfruttiamola. Grazie consigliere. Sfruttiamola fino a grazie. Va bene assessore, grazie al consiglio. Di commissione. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Ha chiesto di intervenire l'assessore, brevemente, prego assessore. No. A parte il fatto che consigliere Giuliano è l'assessore, è stato sempre presente in commissione. Assessore, si deve alzare però. È stato sempre presente, il lavoro non è venuto mai meno, anche in momenti di turbolenze. Esatto, c'erano momenti di turbolenza. Però abbiamo sempre lavorato comunque. E al di là di questo, questa risoluzione per noi è molto importante e mi dispiace che non possiamo andare a casa con una risoluzione firmata all'unanimità dal Consiglio Municipale. Noi avevamo già espresso una memoria di giunta che era stata già inviata a Zingaretti e al Sindaco di Roma,
dopodiché abbiamo fatto questa iniziativa pubblica chiamando i referenti regionali e i direttori generali, cercando di sollevare il problema ed avere delle risposte nell'immediato. La risoluzione di oggi ci consente di nuovo di ripartire per chiedere di nuovo delle spiegazioni, perché a fronte anche dell'assemblea pubblica non c'è venuto nessun altro aggiornamento. Ricordo che al di là del taglio dei servizi, che tutti dicono che così non sarà, il problema vero è che qui dobbiamo mantenere la qualità dei servizi e riempirci la bocca ogni giorno con la persona al centro, con l'integrazione sociosanitaria, e non vedere realizzate in nessun modo tutte queste opportunità per la persona. È una cosa che dobbiamo assolutamente osteggiare, dobbiamo cercare di essere veramente un'unica forza in questo, come prima si parlava dell'altra, del regolamento sugli impianti sportivi su cui avete lavorato. Credo che su certe battaglie dovremmo andare sempre veramente uniti, perché questa è una battaglia seria, e se la perdiamo e se le ASL, se avremo un'unica ASL con un unico distretto, di sicuro avremo molte conseguenze da pagare e non potremo tornare indietro. Quindi credo che è una cosa su cui dovremmo mobilitarci, e non credo che questa risoluzione sia l'ultimo atto che faremo. Grazie veramente. Grazie a lei, assessore. Allora, presidente, scusi, sull'ordine dei lavori, scusi. No, posso dire una cosa al volo? Non le do la parola, grazie. No, la cosa al volo è seria. No, voglio dire, siccome questa è una, per essere d'accordo con l'assessore, siccome poi siamo stati accusati che siamo pure pochi di qua, però questi siamo, ma mi sembra pure che grazie anche a questa collaborazione che oggi passa sta roba, perché siamo 13 contati. Ok? Quindi la responsabilità è aver capito quanto è importante questa roba, anche da quest'altra parte c'è un senso. Quindi ricordatevelo sempre voi che state dall'altra parte, quando si lavora per le cose serie. Giuliano. Se no, se 14 usciamo noi, vi attaccate, ok? Consigliere Giuliano, mi sembra il padre saggio. Allora, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Allora, controprova, non mi sembra, chi è contrario, nessuno, chi si astiene, nessuno, quindi l'atto è approvato con 14 voti a favore, grazie. Adesso ci sarebbe l'ultimo punto, non so che cosa i firmatari hanno deciso di fare, prego, consigliere Tutino. Sì, manteniamo al voto la mozione, la descriverò in, spero, un minuto o due. Allora, perché la faccenda è stata, diciamo, ben analizzata da questo consiglio, che è stato protagonista della storia che ha portato alla formazione di una commissione presso il Comune di Roma per il calcolo dei costi reali dei servizi all'infanzia. Questi servizi sono al momento gestiti e affidati dal Comune di Roma sotto costo, con il Comune che appalta l'illegalità da ormai 5 anni. Si è riuscito a ottenere, anche grazie al voto e agli sforzi di questo Consiglio che per intero si è mosso in questa direzione, si è riusciti a ottenere una commissione presso il Campidoglio che determini tali costi, e che a partire da questi costi si può diciamo, affidare il servizio. A partire da questo richiediamo che molto semplicemente il Comune, la Roma Capitale, renda pubblici tali servizi, tali costi secondo quanto è stato determinato dalla Commissione, e se non sono stati conclusi questi lavori che si terminino in breve e che tutto sia reso pubblico ed ufficiale, perché si proceda ad appaltare i servizi secondo norme e secondo legalità. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino. Apriamo la discussione. Coglia, consigliere Coglia, scusi. C'è prima il consigliere Giuliano, ma solo perché è più anziano, non ho problemi. Sì, grazie. Prego. Allora, in 30 secondi volevo, sempre con una battuta, perché poi ci rivediamo a questo perché è tardi,
Se questo ragionamento, utilizzo il collega Tutino per dire che se questo ragionamento no, portato con interesse dal collega Tutino, uno dovrebbe bocciarglielo a prescindere, perché la sua nomea a volte no, va no, nelle casistiche diciamo, di confusione. Ma questa è, come si dice, è l'espressione del fatto che le cose vanno votate al di là di chi le presenta. Va bene? Quindi, a parte la simpatia che comunque io ho nei confronti del collega, però siccome a volte va per la sua strada a prescindere, questa è una cosa che è stata trattata da questo municipio in varie fasi e non possiamo permetterci di non completare il percorso. Quindi che serva dare comunque una giusta spiegazione e collocazione a chi appunto opera in questo settore, perché fra le tante confusioni che ci sono state fino ad oggi sembra che chi fa questo lavoro ci guadagni in modo stratosferico, oppure ci sono anche altri modi di pensare che sembra che appunto no, non sia adeguato. Allora ci deve essere qualcuno che invece possa studiare il caso e dire che per dare un servizio di questo tipo c'è bisogno di tot, e quindi questo deve essere la verità che deve uscire. Probabilmente negli anni questa cosa ha perso riferimento, perché comunque sia sono state appunto prese decisioni in base al bilancio, non in base alle esigenze, i famosi tagli lineari, e quindi non danno merito, no? Perché il taglio lineare, e adesso subiremo tra poco circa 300 milioni di taglio dal nuovo bilancio, e stanno già gli assessori cominciando a friggere sulla caticola, perché 15 là, 20 là, diceva quello di lavori pubblici forse è il più fortunato perché gli tagliano il 15%, ok? E si sente già che ha vinto, quindi stiamo messi in una situazione di questo tipo. Ma certi servizi, e quindi come sono questi appunto riferito ai bambini, quindi alla scuola, ai servizi degli asili e delle materne eccetera, devono avere una ragione nel merito, per cui non si può fare un taglio su un servizio di questo tipo. Va centrato quello che serve una volta per tutte, così togliamo, no, sgombriamo il campo da qualunque pretestuosità. Quindi ben venga una commissione che possa fare questo tipo di lavoro, perché sennò a questo punto secondo me non so quante volte o chi l'ha potuto fare, ma secondo me non è stato mai fatto una cosa del genere, ok? E se sono tagliato a prescindere, poi se chi dovete deve prendere 600 euro perché è quello il calcolo, prenderà 600 euro o 700, 750, quelli che sia, ok? Quindi è ovvio che non si può non essere positivi su una cosa di questo tipo, al di là di chi la porta. Consigliere Coglia. Allora, diciamo questa mozione è un po' di tempo che gira al comune, ci sono state diciamo diverse richieste di istituire questa, cioè un'istituzione a livello comunale è stato chiesto di istituire questa commissione. Io mi sono documentato, come può fare chiunque di noi, su internet esistono già tantissimi studi già fatti che dicono quanto costano servizi all'infanzia, le potete trovare di tutti i tipi, e portano le tariffe per costo medio mensile di un bambino in una struttura, micro nidi, nidi, dei servizi privati in convenzione, ok? Però partono tutti da un requisito, partono dai contratti nazionali di lavoro, ok? Quindi mi state dicendo che queste strutture hanno tutte persone con contratto a tempo indeterminato, anche chi lavora nelle mense, anche chi fornisce i cibi. Ok, e la mia proposta, io ho preparato una modifica, perché secondo me va approfondito questo discorso, non si può dire acquisiamo più presto il parere della commissione, presto. Allora, se l'intento è, come abbiamo detto prima, fare un buon lavoro, se ne parla in commissione, si parla in commissione di fare uno studio approfondito che magari metta una parametrizzazione della quota che il comune darà alla struttura. Se la struttura ha tutte persone a tempo indeterminato, come dice lo studio,
il costo sarà quello che dice lo studio, però se la struttura non ce l'ha, il costo sarà molto inferiore, perché se noi paghiamo come se ci fossero tutti gli orpelli e la sicurezza e le cose, poi non ci sono, se le mangiano tutte le associazioni che gestiscono questi nidi, questi soldi, e non è giusto, perché non si traducono in servizi. Quindi la mia proposta è di portare questa mozione nella commissione di competenza per approfondirla meglio. Se no rischiamo di fare un lavoro sbagliato. Tutto qui. Grazie consigliere Coia. Consigliere Tredicini, prego. Allora, l'ultima cosa che ha detto il consigliere Coia, infatti adesso mi ha messo un po' di dubbi, c'avevo un'idea, adesso ce n'è un'altra, perché ero favorevole all'iniziativa, come ha detto infatti Giuliano, indistintamente da chi la presenta, pure lui lo sa che io non è che ho molta simpatia per lui, però se le cose sono giuste perché... Però no, a livello di tutto, no, a livello di... però se le cose sono giuste, nel senso se si lavora bene, perché non approvarle, cioè ci mancherebbe. L'unica cosa, ecco, allora anch'io proporrei magari di riportarlo in commissione e studiarcela per bene e vedere un attimo bene la situazione, perché alcune cose pure non mi sono chiare sui dati che hai preso, perché non capisco da dove li hai recepiti questi dati, perché non mi risultano. E c'è anche un errore che non è il CNEL ma il CNR nelle... Davide? Pronto? Davide? Ah, ok. No, non sentivo se mi senti. No, nel senso non è il CNEL ma il CNR, c'è stato un errore di trascrizione e poi non riesco a capire i dati dove li hai acquisiti, perché non mi risultano quelli, ecco perché. Volevo sapere anche questo. Vabbè, grazie, comunque, no appunto. Grazie. No, il CNR, prossimo. Sta scritto pure in quella del comune. Grazie. Consigliere Lenci, prego. Grazie Presidente. Allora, no, è molto interessante questa situazione che si è sbloccata e aperta in questo momento. Allora, praticamente sì, in effetti so che Davide Tutino, il consigliere Davide Tutino, è da tempo che sta chiedendo questa cosa, so che ha avuto anche dei confronti in comune, quindi presumo, non so perché poi non si è arrivati ad una soluzione. La cosa invece che volevo proprio legarmi, visto che si parla di costi reali, è che ci sono anche, ci sarebbe da fare quindi sarebbe positivo portarli in una commissione, che bisognerebbe vedere anche i costi reali di quello che avviene per quanto riguarda chi si occupa delle mense nelle scuole e anche per gli appalti, di chi ha gli appalti per le pulizie, perché negli ultimi periodi abbiamo avuto, visto che si fanno delle gare al ribasso che poi non riescono più a mantenere la qualità del servizio, per quanto riguarda per esempio i pasti, era stato previsto nell'anno scorso, mi sembra, di non scendere al di sotto del 5,20 euro a pasto a bambino. Quest'anno abbiamo accettato una gara d'appalto che ne prevede 4,20, quindi vuol dire che da qualche parte questa riduzione dove ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo sicuramente nella qualità, visto che era previsto che nella mensa i bambini dovevano avere, dovevamo comprare il chilometro, doveva essere previsto il chilometro zero, i prodotti biologici, l'80% di quello che mangiano i nostri figli va buttato, quello che viene cucinato, quindi sarebbe positivo poter fare questo. Per quanto riguarda anche i servizi, e quindi stiamo parlando di qualità di vita dei bambini negli istituti, e non parlo di pulizia, perché qualcuno mi ha detto non ci sono mica le cartacce a terra, ma chi fa le pulizie sa benissimo la differenza che passa tra pulizia e igiene. La pulizia potrebbero non esserci cartacce a terra, l'igiene, i bambini prendono le infezioni, ma cosa possiamo pretendere se a due persone della multiservizi gli fanno pulire due piani di scuola? Che pulisce in due ore? Niente. Quindi la cosa positiva, se Davide è d'accordo, il consigliere Davide Tutino è d'accordo, si potrebbe appunto vedere di portare questo in commissione, di fare un discorso per vedere di come vanno avanti tutte queste situazioni, perché e poi
poco tempo fa noi avevamo anche fatto una proposta di 5 Stelle che aveva portato una proposta di risoluzione che purtroppo in questo Consiglio non è passata, dove chiedevamo appunto che le ditte appaltatrici che hanno avuto dei problemi a livello di DURC, quindi non tengono i propri lavoratori in maniera corretta, oppure che abbiano altri problemi, per esempio ci sono alcune ditte appaltatrici che hanno preso le mense proprio in questi anni, che hanno avuto anche problemi per quanto riguarda avvelenamenti. Quindi penso che queste cose bisognerebbe fare un discorso molto approfondito e bisogna cominciare veramente, la qualità dei servizi deve aumentare, non diminuire, soprattutto in questi contesti. Quindi se il consigliere Tutino è d'accordo di riportarlo in commissione faremo un discorso molto più ampio, grazie. Grazie a lei consigliere Renci. Allora, io non ho nessun altro intervento. Lei ha diritto, se non c'è nessun altro intervento, non ci sono altri interventi, non prego, consigliere Tutino. Brevissimamente, sulle proposte di portare in commissione, ci sono alcuni aspetti importanti per cui ciò non può essere fatto, ci sono alcuni aspetti importanti per cui non si può riportare in commissione. Anzitutto a livello di dati, sono gli stessi dati che abbiamo votato un anno fa e che l'amministrazione e non la parte politica ha evidentemente avuto molte resistenze interne nel implementare questa commissione e nel pubblicare i dati, perché la commissione è stata avviata dall'ex assessore Cattoi, però ancora non escono i dati, ma sembra che siano a conclusione questi lavori, se non conclusi. Il numero di strutture private convenzionate, sì. Sono quelle private in convenzione col comune, le 240 strutture. Scusate, per cortesia. Esatto, sì. L'altra ragione è che da un giorno all'altro dovrebbe uscire la nuova convenzione. Il rischio è che esca la nuova convenzione senza lo studio sui costi ed è un rischio molto serio, perché si ripiomberebbe il sistema nell'illegalità. Su questo non ho investito il mio nome e i miei sforzi, l'abbiamo fatto credo come tutto il Consiglio, perché questa mozione ricalca ciò che un anno fa chiedemmo al Comune, che in parte ha fatto, e gli chiediamo di arrivare fino in fondo. Rispetto ai contratti, non è in fretta, perché per fare questi calcoli ci vuole una settimana di lavoro, il problema è che ci vogliono una commissione che faccia dei calcoli ufficiali, non un gruppo di amici riunito. E allora chiedo scusa, la stanchezza mi sta sconfiggendo un po' su questo. Abbiamo già votato un anno fa su questo, si tratta di ricevere dal Comune i risultati di questa commissione, non si chiede né più e nemmeno di ciò che sia, dei dati che siamo riusciti a ottenere che venissero elaborati. Grazie. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, quindi passiamo. Cambiano i parametri, cambiano i dati. Consigliere Ciancio, vuole intervenire? Avevamo chiuso la discussione, prego, consigliere Ciancio. No, io ribadisco il fatto che penso che 3 giorni da mercoledì per approvare un atto completo in cui, cioè io naturalmente i tempi sono stati questi per via di una sovrapposizione di atti che dovevamo approvare, però io ho mostrato l'atto anche ad altri esponenti della commissione su cui è condivisibile, io magari lo mando a tutti l'atto che ritengo di portare in commissione mercoledì, perché io per mercoledì ho fissato la commissione su questo argomento, quindi risoluzione su servizi all'infanzia 0-6 anni, non è più 0-3 anni, quindi con tutti i carismi della nuova riforma che hanno proiettato in questi giorni del disegno di legge, quindi rinvito, magari se il risolve che io ho fatto vedere prima nell'interruzione
al consigliere Tutino non lo soddisfa, cioè qua diciamo rendere pubblici i risultati e le valutazioni ad oggi eseguite, ci ha riportato tutto quello che c'era nella sua delibera, possiamo scriverlo in modo più compiuto, però io ho cercato di mettere quello che in quella risoluzione erano tutte le indicazioni, però vi pregherei di leggerla, io la lascio al capogruppo, la lascio a ognuno di voi, la manderò via mail e cerchiamo di mercoledì di approvare un testo condiviso. Questa era la mia proposta iniziale, adesso ci stiamo arrivando a una situazione diversa per... ve lo posso mandare anche dal telefonino adesso. Che no? Vabbè, non è in votazione. Se l'altro non si ritira. Quindi quella è un'altra cosa. Va bene? Allora, io credo, se posso dare un consiglio, se posso permettermi, consigliere Tutino, se posso permettermi, ho sentito da parte di diversi consiglieri, diciamo, un appello, un'esigenza di approfondire la cosa in commissione. Credo che la commissione sia convocata per mercoledì prossimo, con questa risoluzione. Se forse sarebbe magari anche per, diciamo, per ascoltare le voci dei consiglieri, diciamo, non mettere in votazione quest'atto e andare in commissione mercoledì. Poi io mi fermo qui, più di questo non faccio. Allora, consigliere Tutino, consigliere Daldaca, ultimo, non so, altrimenti metto in votazione io. Allora, la scelta è vostra. Presidente, allora, il percorso è stato questo. Circa tre settimane. No, è presidente, per fare una domanda mi faccio pure rispondere. Ma mi ha fatto una. Presidente. Ma così allunghiamo i tempi, io le sto rispondendo. Io non è che mi sto prendendo più tempo, mi dia 10 secondi per rispondere. Circa tre settimane fa abbiamo presentato questo, c'è stato l'impegno a presentarlo in commissione in caso di ritiro, per cui l'abbiamo diciamo ritirata. A questo punto io farei un percorso diverso, ovvero in questo momento, siccome il deliberato, ciò che si propone nell'altro documento è diverso da questo, si parla di costi futuri, degli scenari che verranno e non degli scenari attuali, io chiedo che il Consiglio oggi si esprima su ciò su cui si sarebbe dovuto esprimere tre settimane fa e si assume la responsabilità, ciascun consigliere di... Uno come era quello tuo e uno che ho messo io anche... Va bene, allora, grazie. Dichiarazione di voto su questa mozione. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia. E pur essendo favorevole agli intenti, mi asterrò per le motivazioni enunciate prima, cioè a mio avviso è un atto incompleto perché dovrebbe tener conto per due motivazioni. Uno, dovrebbe tener conto della parametrizzazione detta prima, quindi dei costi veri connessi alla gestione delle strutture, ed è questo che avrei emendato se fosse stata una risoluzione. Avrei detto parametrizzando, no, perché gli studi che si trovano su internet, cercate per favore su internet, ce ne sono tantissimi di altri comuni. Allora, se l'avete cercati lo sapete, non prevedono assolutamente altre forme di lavoro tranne quelle a tempo indeterminato, ed è una falsità perché ci sono tantissimi casi in cui ci sono lavoratori non a tempo indeterminato. Allora, io ho richiesto la parametrizzazione dei costi, quindi se la struttura è sana, a tutte le persone a tempo indeterminato non teme nulla, il costo lo acquisisce e sarà quello massimo. Se invece è una struttura che è furbetta, avrà un costo furbetto, cioè molto inferiore. Questa è la giustizia, cioè un atto giusto che io avrei votato tranquillamente, per quello chiedevo la parametrizzazione, perché tutti gli studi che sono su Twitter non l'hanno fatto questa cosa. Non l'hanno fatta. Perché non l'hanno fatta? Chiedevo. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano, Fratelli d'Italia. Grazie. Collega Tutino, accetta il consiglio. Te lo dice uno che comunque ha seguito questo ragionamento e sa benissimo quanto, però siccome non voglio perdere dal punto di vista politico, non personale, qualunque tipo di supporto, ok,
mi sembra che per una settimana in più, e deve essere una settimana, è ovvio, quindi commissione e si riporta come fu quando fu per Morena, ok, quindi si prende l'impegno, anche perché nella prossima settimana inizia il bilancio, quindi sta roba ne esce fuori, non la fanno, però una settimana, se quello è il tempo alla uscita, lo facciamo, anche perché sennò io, se non mi ascolti, devo uscire dall'aula. Allora, se non ce l'hai, non ce l'hai, Davide, se usciamo dall'aula, resta in votazione come primo atto per il prossimo consiglio. Ma ci mancherebbe, dopo fare la commissione. No, se va se comunque nel prossimo consiglio, il primo. Questo impegno va chiesto, bravo. No, basta uscire. No, ascolta, va preso questo impegno. Scusate, primo degli atti del consiglio, li decido la Presidente, per favore. Devo dire, va fatto allora, consiglio utile. Questo, allora, se l'atto, scusate, consigliere Giuliano, allora, è stata fatta una richiesta, non è stata accolta, l'atto va in votazione adesso. No, no, non è possibile. Faccio sempre la parte di quello che. Lo so, però parecchi hanno fatto questa richiesta, non è stata accolta, quindi io metto in votazione l'atto. Allora, metto. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto, metto in votazione l'atto. Allora, consigliere Coglia richiede il numero legale. Facciamo l'appello per cortesia. Belisario. Aspetta, scusate. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Benassi non c'è. Carlone, Carros. C'è. Carros c'è. Non lo sentite, Carros c'è. Cerquoni, Ciancio. Ciancio, mi rispondete all'appello gentilmente. Scusate, i consiglieri presenti sono pregati di rispondere all'appello. Ciancio, consigliere Ciancio, è presente. L'appello. Cofano, Coglia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Laddaga, grazie, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino. Scusate, la signora sta facendo l'appello, consigliere Laddaga, per favore, per cortesia, io credo che il buon senso dovrebbe sempre, anche in politica, avere la maggioranza. Prevalere. Villa e Vitrotti. Allora, siamo? 6, 7, 8. Allora, il numero legale non c'è, quindi non si procede alla votazione. Consiglio è chiuso, grazie.